Chiediamo alla consigliera provinciale di parità, Francesca Sapone, quali novità ci sono in merito al delicato tema delle discriminazioni di genere sui luoghi di lavoro. Allora, stamane è stato siglato un protocollo d'intesa tra la Direzione Provinciale Lavoro e il mio ufficio, l'ufficio della consigliera di parità, proprio in merito al monitoraggio di tutti i casi che possono essere ritenuti utili appunto a valutare, insomma poi si valuta caso per caso appunto la materia delle discriminazioni sui luoghi di lavoro. Quindi proprio stamattina è stato siglato questo bellissimo protocollo d'intesa che ha visto la Direzione Provinciale del Lavoro di Caserta di insieme all'ufficio della consigliera di parità di farsi carico di tutta una serie di diciamo di situazioni che si possono verificare in luoghi di lavoro e di squilibrio. Molto caro a me devo dire è praticamente l'articolo 3 di questo protocollo d'intesa, perché la DPL fornirà periodicamente, comunque ogni 4 mesi, alla consigliera di parità i dati statistici disaggregati per genere e quindi riferiti al contesto provinciale di riferimento riguardo a licenziamenti, dimissioni di madri nel periodo protetto, alla trasformazione dei contratti di lavoro da full time a part time e alla interdizione anticipata del lavoro in periodo di gravidanza da attribuire alle condizioni di lavoro. Quindi questo secondo me è un primo passo da davvero importante per capire se effettivamente dietro ad alcuni tipi di dimissioni volontarie si possa nascondere qualcosa in più. I casi di discriminazione di genere che vengono sottoposti al suo ufficio sono numerosi? Diciamo che sono più che altro casi che riguardano discriminazioni appunto di genere sui luoghi di lavoro, di donne qualche volta anche piuttosto impaurite, quindi chiaramente noi abbiamo la privacy, quindi dobbiamo tenere tutto chiuso insomma in database. Il problema è che ce ne sono diversi e chiaramente adesso dire dei dati così insomma è piuttosto presto. Infatti dopo questo protocollo d'intesa chiaramente abbiamo un periodo, no, dove possiamo in qualche modo mettere i dati statistici e quindi magari con un grosso seminario oppure un grosso convegno possiamo poi divulgarli, però quello che posso dire è che quei casi che ho sono casi piuttosto diciamo riservati e riguardano vari tipi di reato e quindi oltre a discriminazioni proprio in generale ci sono anche casi di maltrattamenti, di violenze. E anche quali saranno le conseguenze della firma del protocollo al quale lei ha fatto riferimento poc'anzi? Allora, la conseguenza più immediata è la costituzione di un tavolo tecnico. Tavolo tecnico che è il presupposto attraverso cui poi possiamo poi mettere in pratica tutto ciò che abbiamo pattuito nel protocollo d'intesa. Questo tavolo tecnico è altamente diciamo specialistico, infatti è composto da funzionari della Direzione Provinciale al Lavoro e coordinati diciamo anche dal, quando ci potrà essere, dal direttore della Direzione Provinciale Angelo Petrocelli. Quindi devo dire che diciamo questo tavolo che si dovrebbe riunire ogni 4 mesi dovrà in qualche modo adottare le strategie attraverso azioni sinergiche attraverso cui si possa poi contrastare qualsiasi forma di discriminazione di genere sui luoghi di lavoro.